Raghi, oggi continuiamo a fingerci degli hacker, perché ho delle novità. Vi ricordate Obscurion? Noi abbiamo creato un account hacker di questo tizio. L'abbiamo shoppato e l'abbiamo fatto sembrare un vero hacker, guardate che paura, madonna. Ma non è finita qui. Poi avete iniziato a mandarmi le richieste di amicizia, ovviamente. Solo che io non le posso accettare, perché altrimenti si vede che non sono un hacker. Accetterò solo quelle che mi faranno sembrare un hacker. Quindi, per esempio, quella ragazza di Dark Wave, Obscurion, no? Tutte queste persone strane qui, perché altrimenti non posso essere amica degli hacker senza sembrare di essere un hacker, giusto? Quindi iniziamo ad accettare persone strane, tipo persone colorate, sembrano le Bam Bam Girls, qualcosa del genere. Hacker Terminated addirittura. Ok. E ci facciamo una cerchia di amici, così si vede che non siamo un account finto e gli hacker magari ci credono di più, ok? E il secondo, la seconda cosa da fare, raghi, è importantissima. Ci costruiremo un nostro mondo hacker. Perché se noi andiamo a vedere le altre persone, tipo questi mondi qui, sono ultra inquietanti. A parte che alcuni sono stati chiusi e sono davvero... cioè, non so neanche come dirvelo, fanno proprio paura. E li ho trovati perché noi siamo andati nei gruppi e abbiamo visto che ci sono delle persone in questi gruppi, ovviamente. Gruppi in cui ci siamo anche noi ormai. E queste persone hanno tutti dei mondi strani. Come dire, cioè, guardate. Io, allora, entriamo per vedere che cacchio è questa roba. Ok, niente, non sono neanche riuscita a entrare in questo server che tipo mi hanno... che cos'è questa roba? A parte che non posso neanche schiacciare nulla, mi si è proprio bloccato. Cioè, noi rischiamo davvero di essere hackerati in questi posti, ragazzi. E non potevo cliccare nulla, mi hanno cliccato con quel messaggio strano, cioè l'avete visto. E vorrei fare, e siccome non sono un hacker, non posso fare un mondo del genere, ma qualcosa di finto, qualcosa che sembra un mondo di hacker, tanto per far vedere che... cioè, che io posso fare qualcosa, quindi posso entrare nei vostri gruppi hacker, perché il piano è entrare nei loro gruppi, far finta di essere un hacker e distruggerli dall'interno. Ecco qual è il piano. Ed eccoci qui, qui è dove nascono i mondi di Roblox. Ci serve qualcosa di pauroso. Iniziamo dalle cose più semplici. Iniziamo dal cielo, scary. Vediamo che cosa troviamo. Oddio, ci sono delle foto che... questa mi sembra troppo brutta da mettere, giusto? No, non la mettiamo. Qualcosa di spaventoso, ma non troppo spaventoso. Cos'è questa roba? Lo teniamo, mi piace. Ok, mettiamo questo cielo paurosissimo. Ok, molto molto inquietante, non ce n'è uno migliore. Perché, ragazzi... dobbiamo fare paura, però non devo farmi paura da sola. E questo cielo mi sta facendo molta paura, ok? Quindi vorrei qualcosa che non mi faccia fare la pipì addosso. Se questo, dai. Mi sembra un po' più... no, è peggio. Però lo lasciamo, dai. Facciamo così, ci accontentiamo. E questo qui sarà il nostro mostro all'entrata. Ora, non voglio entrare a vedere questa specie di cosa marrone, dico, grigia qui al centro, altrimenti dicono che questa qua non sa fare niente. Ci serve dell'erba. Qualcosa che faccia paura. Mettiamoci quest'erba. È minuscola, ma cosa me ne faccio? Ok, aiuto. Ok, questa cosa gigante di erba, vai. Ecco così, perfetto. E abbiamo fatto, e abbiamo coperto tutto di erba, siamo pronti. E qui c'è ancora il nostro mostriciattolo. Cosa facciamo adesso? Qualcosa di pauroso dobbiamo metterci, cioè non può esserci solo lui. Ci serve qualcosa di... cosa ci mettereste voi, raghi? Come fareste il vostro mondo hacker? Forse ci metterei delle canzoni, sì, delle canzoni horror, horror. Cerchiamo horror nella barra di ricerca lì a sinistra. C'è Jeff the Killer! No, possiamo mettere Jeff the Killer, però. Altrimenti... no, cioè, no, non mi piace. C'è poi questa cosa che non abbiamo messo. Ci sono un sacco di altri mostri, ragazzi. Fanno davvero tanta paura. Li vedete qua sotto voi. Mettiamoci... ecco. Mettiamo un paio di queste. Mettiamo uno qui, uno qua da questa parte. Oh, secondo me sta venendo bene. È come mi immagino un mondo degli hacker finto. Perché io non ci so... non li so fare quelli veri. Non ho le hack. Anzi, cioè mi piacerebbe... no, non è vero. Non mi piacerebbe essere un hacker. Mi piacerebbe forse avere delle hack per...
Per sconfiggere gli hacker, però le userei bene. Sarei tipo Iron Man. Ok, ok. Abbiamo questi spuntoni qui che mi sembrano far paura abbastanza. Una cosa di cui io ho sempre avuto paura, raghi, sono gli alberi. Praticamente creano questa atmosfera orribile, spaventosissima. E quindi mi sa che dovremmo iniziare a metterci degli alberi. Eccoli! Immaginate questo mostro che vi insegue, è tutto attorno degli alberi. No, no, no. Paurissima. Probabilmente il mostro non funzionerà perché, come vi ho detto, non so farlo funzionare. Ma ci proviamo. Ci proviamo, basta. Cioè, anche se è finto questo mondo, non importa. L'importante è che gli hacker pensino che io voglia essere una di loro. E questo è l'importante. Quindi, aspettate un attimo che riempio tutto di alberi. Raghi, aggiornamenti. Allora, abbiamo praticamente messo tutti gli alberi. Ok. E ho lasciato lo spazio per il mostro e per la casettina qui. Ho intenzione di fare delle altre cose, però. Intanto il mostro lo giriamo verso qui. Ok, bellino bellino. Dovrei metterci qualcos'altro di pauroso, però non saprei esattamente che cosa. Magari un'altra casetta, delle luci strane. Vediamo che cosa c'è qua sotto. Un albero che prende fuoco. Mi piace. Molto poetico. Lo mettiamo qui. No, ne mettiamo due, dai, almeno. Altrimenti mi sembra brutto. Mettiamone un paio di alberi che bruciano. Crea sempre quell'atmosfera un po' horror che ci piace tanto. Ecco qui. Non l'ho messo dove è il mostro, vero? L'ho messo lì dietro, ci sta bene. Ok, quindi abbiamo il nostro cielo rosso horror. Gli alberi che bruciano. Questi spuntoni qui a caso. Ah! È una sorpresina, guardate che cosa ho messo qui. È un nubo morto purtroppo, però fa abbastanza paura, per questo che l'ho messo. Poi, allora, qui ci voglio mettere una di queste, così, sì. Qualcos'altro di paventoso, tipo quel nub, non esiste. Dovremmo cercare forse, sapete che cosa? Horror. Provo a mettere la scritta horror. Horror. Allora, ok, delle chiazze di sangue possiamo mettercele qui, come se fosse qualcosa. Oh mio Dio, sì! Questa è la nebbia, raghi! Abbiamo messo la nebbia nel nostro gioco. Così non si vede praticamente nulla. Ok, l'ultimo tocco, sapete che cos'è? Mettiamo una flashlight. Così... appena entriamo nel gioco abbiamo la lucina. Poi lo proviamo, adesso che finiamo il gioco lo dobbiamo provare. E poi per finire ci mettiamo niente, dovrei aver messo tutto. Questi sono tipo delle cose per le luci, roba del genere. Sempre horror come la roba che non ho fatto io. E quindi abbiamo finito. Ora vediamo se il mondo funziona. Dobbiamo provarlo, dobbiamo pubblicarlo, raghi. Siete pronti? Potete provarlo anche voi. Basta che andate nel profilo di Obscurio e lo provate. Oddio, che ansia! Come nome del mondo gli ho dato tipo un numero a caso. Ho messo tipo 6836. Ok, e dovrebbe essere pubblicato. Raghi, andiamo a provare il mondo. Raghi, eccoci qui. Questo dovrebbe essere il mondo. Ok, vediamo un attimo. Entriamoci. Apriamolo. Che ansia, raghi, che ansia. Non vedo l'ora di vederlo. Ok, sta caricando, eccoci qui. Perché non c'è la... ok, c'è l'erba, ok, non c'è l'erba. Ve l'ho detto che non ci so fare io con i mondi. Però mi sembra abbastanza pauroso. C'è la musica. Ci siamo dimenticati. Oh, si sente il rumore del fuoco. Raghi, secondo me è perfetto. L'atmosfera funziona. Abbiamo la nostra torcia. Io direi che gli hacker ci potrebbero credere. Che dite? Vi piace come mondo? Ditemi un po' che cosa ne pensate voi. Ditemi se faccio bene finta di essere un hacker. Oddio, qui c'è il nostro mostriciattolo. Che fine ha fatto? Era da questa parte qui. Mostro. Io in realtà ho un terrore di vederlo, ragazzi. Non... fanno male. Ok, raghi, fatemi sapere se il video vi è piaciuto e se davvero possiamo far finta di essere degli hacker per distruggere finalmente gli hacker una volta per tutte.